Speravo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Hanno ufficialmente distrutto Picco Polare. È una tragedia assoluta per l'umanità, ma in particolare per il sottoscritto. Il mio posto preferito in assoluto, raso completamente al suolo da non si sa cosa. Forse un dinosauro proveniente dalle scorse stagioni. Ragazzi, se siete rimasti scioccati anche voi, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e il codice creatore step all'interno del negozio. E vi auguro una buona visione. Ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite. Il Cavaliere Rosso è pronto, hanno cambiato lo sfondo, è tutto completamente ghiacciato. Prima di andare in partita però volevo entrare in un playground per vedere effettivamente cosa fosse successo a Picco Polare. Qual è il problema? Perché non vuoi farmi giocare, mannaggia a te? Niente da fare, non possiamo provare playground. Mannaggia la miseria, allora facciamo una partita normale. Che vi devo dire? Siamo dentro, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta, non playground, modalità normale. Guardate qua la mappa. Il Picco Polare è sprofondato completamente, oh mio Dio. Disastro totale, dov'è finito il castello? È stato risucchiato. Almeno le macerie però dovrebbero esserci. Vi torna questa storia? Non può sparire un castello nel niente. Sì, ma atterrano tutti qua, è impossibile. Cosa voglio fare io? Sono pazzo, sono morto. Oddio, zitti tutti, sono ancora vivo. Attenzione, dove vai? Dove scappi? Crepa male. Ho la videocamera che copre i materiali, ovviamente, perché non mi riesco a organizzare come vorrei. Si stanno massacrando su al picco, io vorrei fare le cose con calma. Dammi delle cure per piacere. Niente scudi, peccato. Molto meglio così, raga. Molto, molto meglio. Cosa ricarichi tu? Cosa ricarichi? Muori, annaggia a te. Attiviamo subito il falò al volo, apriamo la chest. Bello il fucile a pompa leggendario. Dai così, Step. Ho anche risistemato l'inquadratura. Storm flip? Che caspita è questa roba, ragazzi? C'ho una pozione in mano nuova. Non mi fa vedere l'effettiva descrizione, quindi niente, dovrò tornare su adesso. Oh mio Dio, cos'è quella roba? Qualcosa si è generato, forse è la pozione di cui stanno parlando, cioè quella lì che abbiamo trovato è la stessa. Wow, cioè noi creiamo la tempesta. Vediamo un po' cosa riesco a fare con questo aggeggio. Se io butto la tempesta là sotto, intanto uccidiamo lui. La tempesta si espande a macchia d'olio, guardate che figata. E fa danno overtime a quelli dentro, eccolo lì sotto. Sta prendendo danno, oh mio Dio, prende pure me. Quanto si allarga, è tantissimo. Che figata assurda, raga. Che figata, mi stanno venendo a prendere però, Io ho pochissimi materiali. Solo un miracolo. Come ho fatto a ucciderlo non lo so manco io. Il re di Picco Polare è sempre lui indiscusso, Stepney. Controlliamo per bene entrambe le torri, visto che prima non ci sono riuscito. Che strano vedere che non c'è il castello, mio Dio. There is only one king and this is Stepney. Farmiamo, va? C'è qualcuno che mi sparava prima. Io qua vedo un launchpad, potrei approfittarne. Si stanno sparando qua sotto. Fatemi vedere il castello, non c'è più niente. Non c'è più un disastro. Sento sparare col Barrett e ho visto uno laggiù in fondo. Magari riesco a fargli una cecchinata incredibile, quasi. Calmo ste, che ci sei, lui è qua dietro, 36 danni in faccia. Ciao amico. Eliminato anche tu. Vai così, che li devastiamo tutti piano piano. Quello lì che sta facendo, raga? No, non esiste, credo. Devi morire male. Ecco perché si porta la K e non lo Scar. Dannazione. Sono in un buon punto. Quindi si sparano fuori, ok. Quello lì proviamo a laserarlo magari. No, ho coperto bene. Ora appena esce da là sotto, in teoria gli facciamo una bella sorpresa. Tipo adesso. Quanti materiali puoi avere in teoria? Dai che sei bianco, che muori. No, non esiste. Rischiato tantissimo, raga. No, mea culpa. No!
peccato! Non avevo il pompa quando si è buttato giù. È rimasto con 25 di vita, non avevo cure, c'aveva un sacco di scudini. Peccato! È il trauma di vedere il picco distrutto che mi fa giocare così male. Ma com'è possibile neanche uno scudo? Dannazione! Non ve lo dico neanche dove stiamo andando perché lo sapete molto bene. Picco polare! Il problema è che ora qua non ci sono più casse. Ce ne sono davvero poche. C'è qualcuno sotto? Sa di sì. Eccolo. Dai che muori. Madonna, stava per buttarmi di sotto, ho rischiato tantissimo. Ehi là, amico, calmo, eh. Calmo che altrimenti non andiamo d'accordo. Ti prego, dammi degli scudini. Ma io che cosa ho fatto di male per non meritarmi nulla? Neanche per sbaglio lo scudino. Lui sta arrivando. Eccoci. Finita. Veloce, veloce che sta salendo. Hai 3 secondi. Hai 2 secondi. Hai 1 secondo. Ciao amico, ti piacerebbe far fuori Stepney, eh? E invece te lo sogni, almeno per oggi, sì! Picco polare, steel protetto! L'unico problema effettivo è che dobbiamo andare in zona sicura il prima possibile, quindi scendiamo dalla montagna. Non c'è più il castello! Oh mio Dio, il mio castello! Non ci voglio credere! Questo è un trauma, ma con la T maiuscola, ragazzi! Dove stai andando? Sta salendo verso la... Push a me! Pazzo se push a me, eh! Mai un colpo che entrasse, neanche per sbaglio. Appena si affaccia però è morto. In compenso ti tiro 2 granate. Granate che hanno preso la sua struttura, ma non lui. Miracolato. C'è un'altra persona che mi sta pushando, credo. Dai, tira sulla capoccia che te faccio fora. L'altro è sotto di me. Però, bene, certo, pushiamo il povero Stepney che non ha fatto mai niente di male a nessuno. Sono andato in bagno nel momento più sbagliato e siamo atterrati alla fine della corsa dell'autobus. Junk Junction. Mi sembrava di aver visto un'altra persona, esatto, altre 2 in realtà, uno lì e uno lassù in cima. Recuperiamo al volo un'arma, ragazzi, perché qua altrimenti ci fanno fuori subito e non vogliamo morire. Pozione da 50, molto buona. Tu sei morto? Ciao amico. Oh cavolo! Ma cosa vuoi fare? Ma sul serio? Ma stai calmo! Raga, ma questo è il camion della Eminflex? Pieno di divani? Ti stanno sparando? No, c'è questo tipo qua che ora vuole morire. Adesso lo facciamo fuori. Granata! Beccati la Storm, vai, defiscemo, che mo' esplodi. Affacciati di nuovo, non hai più scudo. Dai che ci muori, 17 danni ancora. No, non è vero. Da dove è salito? 50 di vita, così tanto, ma l'ho laserato. Oh mio Dio. Siete consapevoli che oggi non compiceremo niente di buono, vero? Si è distrutta Picco Polare e con essa ogni mia abilità. Tutto spaccato. Picco Polare se n'è andato. Io cosa devo fare? Non lo so. Quella di prima Junk Junction è stata solo una deviazione. Adesso puntiamo di nuovo al nostro caro Picco. Il compromesso per distruggermi Picco Polare era quello di restituirmi almeno Boschetto Bisunto. E invece no, è ancora congelata sotto a quel lago di acqua. Perché? Distruggo i sogni del piccolo Stepney. Non è giusto. Comunque la granata della tempesta secondo me dovranno potenziarla, perché un danno solo è un po' pochino, vi dico la verità. Il tipo di prima si meritava di morire, dai. Non viene nessuno a Picco, invece sì, ho visto un'altra persona. Vediamo dove è atterrata di preciso. Avrà delle armi, probabilmente sì. Appena aperto quella porta, è entrato dentro, ok. Lo pushiamo perché non dovrebbe avere niente. Ciao amico. Amori, e dai. Che caspita. Ho fatto perdere un botto di vita. Comunque sta granata si trova anche un po' troppo frequentemente. Oh mio Dio, hanno distrutto tutto. Dall'esserci 1 milione di casse, il posto perfetto per le Delta Plano Challenge, non c'è più nulla ora. Dammi almeno degli scudini qua dentro. Bello la K blu, adoro. La K blu è tanta roba, questa partita è già vinta. C'è la macchinetta qua? Oh sì, pozione da 50. Thank you very much. Almeno un pompa più decente di questo. Posso averlo. Bello questo Chug Jug. Rinuncio assolutamente alla pozione della tempesta. Sti cavoli. La tempesta sta arrivando super minacciosa. Meno male che ci sono le Zogbo, se no eravamo morti. Dovrei avere abbastanza tempo a disposizione per tornare in vita al massimo. Ok, poi ce ne andiamo via. Aiuto! Questa è una scelta complicata. Chug Jug oppure pozione da 50? Difficile. Addio Chug Jug, sei stato un valoroso compagno. Addio, addio, addio. Cos'è che abbiamo qua? Uno Scar
leggendario? Non lo so. Vi dico la verità, preferisco di no. Ma dov'è la mia sfera? Oh, dov'è finita la mia sfera? Non c'è più. Ho perso anche la mitraglietta per prendere lo Scar leggendario. Ok, va bene, va bene, va bene. Step, ce la puoi fare. Primo obiettivo, andiamo in zona sicura. Poi spariamo a quel tipo che ci sta rompendo le scatole laggiù in fondo, che sta prendendo un sacco di danno dalla tempesta e che quindi sarà molto vulnerabile una volta uscito proprio dai danni ingenti che fa la Storm. Morirà prima di riuscire a attraversarlo, ce la farà. È in cima, sta salendo. Vediamo se riesco a colpirlo. Dai, una gioia, ti prego. Una gioia. Ma cosa che ho chiesto? Un colpo che entrasse. Ma è affangala, va. Qua c'è una persona però, laserato completamente. Pushiamolo. Sei pazzo? Che sta succedendo? Perché il tipo non c'aveva niente, non si parava? Abbiamo due uccisioni. Forse questa partita potremmo addirittura portarcela a casa. Ma se invece dello Scar io prendessi questo qua, che non è per niente male. Do you believe in magic? When it's gonna true? I want to win this game, I love you too. Che silenzio, che pace. Quasi non mi sembra Fortnite. C'è qualcuno qua davanti a me. Ok. 80 danni into the face. Ciao amico, sei morto. Qui cosa vedo? Un pompa leggendario. Thank you very much. Prendiamo una bella spinta e ci mandiamo nel punto più alto e che ci faccia comodo. Ehi là, ma qua stanno combattendo. Aspetta, aspetta che mi voglio divertire anch'io un po'. Calmo. Qualcuno? Via step, non rischiare di morire lì. Volevi fare il figo, non ci sei riuscito. Tranquillo, tu non punti alle kill, lo sai. È tutto regolato. Cos'è quel coso laggiù, raga? C'è un airdrop viola. Perché c'è un airdrop viola? Sono troppo curioso. Probabilmente la curiosità mi porterà a farmi uccidere. Ma voglio vedere cosa c'è in quell'airdrop. Qua si sparano, tra l'altro. Oh, calmi, calmissimi. Beccati sti 50 danni in faccia. Anche te 27. Ci divertiamo tutti insieme. Altri 54, il tuo scudo lo saluti. Ti pusho. Ti pusho a diritto adesso. Aia. Ricarica tutto. Il pavimento è mio? Per fortuna sì. Ce ne andiamo via di qua. Via, 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 via. In realtà non è viola l'airdrop. Sembrava viola però, eh. Vabbè. Guarda quanta roba. Averlo saputo, non avrei di certo usato prima l'altro scudo. Ma sti cavoli. Là davanti ancora combattono. Dai, eh. Quello praticamente è distrutto. Andiamo a provare a farlo cadere. Tu mi hai rotto, eh. Mi hai rotto, io me ne vado sopra. Tanto c'ho il launchpad per andare poi via. Easy. Laserato. Forse mi conviene scendere ora. Ucciso anche lui. Recupera tutto. La la, so close. Laggiù stanno sparando e costruendo. Io ho il mio launchpad ancora qui a portata di mano. Direi che pushiamo questo tipo. Aia, come? Come ha fatto a colpirmi? Cosa? Sono stato laserato da chi? I don't wanna die. Siamo in tre qui, eh. Occhio. Tre persone su sei sono concentrate in questo punto. Io mi sento abbastanza al sicuro, eh. Uccidetelo, vi prego. Lui deve venire da noi, giusto? Da dietro anche, mannaggia. Sparati la pozione del 50. Ti sei coperto bene. Affangalla, va. È qua sotto, eh. Ecco, quello là sopra che rompe le scatole, ovviamente. Via step. Via. No, 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 ti prego. Ti prego, non me lo merito. Non mi merito di morire così, non esiste. Non esiste. Curati col falò. Siamo morti, raga, eh. Siamo in zona sicura, ma siamo morti. Non ci voglio credere. Tutti focussati su di me. Che tristezza. Mancano 5 persone. Devo provare a resistere in tutti i modi. Voglio vincere questa partita in onore di Picco Polare. Siamo messi molto male. Con un colpo di Barrett noi siamo morti. Stai tranquillo. Nessuno ti mette fretta. Dobbiamo arrivare laggiù in fondo e c'ho un launchpad accanto a me. Accanto a me, esattamente accanto a me. Avrei dovuto prendere il launchpad. Eccoci. A meno che io non faccia un miracolo adesso, sono morto. Uno mi è morto dietro. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oddio! Ho vinto! Ho vinto! Sono morti dalla tempesta! Che spettacolo! Sì! In onore di Picco Polare! Ce la siamo portata a casa, raga, ho il batticuore! Wow! Io li voglio sti
40.000 like, 10.000 mi piace per ogni uccisione. Sei così. Cari amici, siamo rimasti un po' traumatizzati dalla distruzione di Picco Polare, ma questo non ci ha impedito di rendergli gloria nel migliore dei modi. Con una bellissima vittoria reale, spollisciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Qua sempre è tutto. Io ve lo giuro, pensavo di essere morto, cioè mi hanno completamente laserato e poi sono morti dalla tempesta. Sì!